La nozione di bene comune ha una forza culturale che irrompe negli ordinamenti occidentali, specialmente quelli che discendono dal diritto romano, fondati sull'idea di possesso e di proprietà privata. Si tratta in buona sostanza di affermare che alcune cose materiali o immateriali non possono appartenere agli individui o a gruppi perché sono risorse indispensabili per l'esistenza. Tali beni vanno perciò mantenuti liberi dallo sfruttamento economico e resi disponibili gratuitamente a chiunque. La riflessione etica e politica sui beni comuni, che sottende un'idea nuova dei rapporti sociali, meno gerarchia e più partecipazione, è relativamente recente, soprattutto in Italia. Alberto Lucarelli, assessore ai beni comuni, ha raccolto le idee essenziali e i fatti più significativi in un saggio che parte dalle considerazioni storiche per arrivare alle più recenti esperienze di amministrazione del territorio, tra cui la trasformazione in soggetti di diritto pubblico delle aziende idriche di Napoli e di Parigi. Io vengo dal rione Sanità, la gente anche comune ha capito l'importanza dell'acqua. Notate un passaggio che abbiamo fatto lento ma sicuro per ottenere questa vittoria che oggi tutti ci invidiano. Notate c'è l'invidia all'Europa e abbiamo fatto partire adesso questa rete europea per portare in Parlamento europea questo 1 milione di firme sull'acqua. Una nuova categoria del diritto, una nuova categoria dell'essere, una nuova categoria della democrazia, una categoria dal carattere ovviamente rivoluzionario, una categoria che mette in crisi i pilastri classici, diciamo, delle democrazie costituzionali borghesi del XX secolo, categoria che impone una rilettura del concetto individualistico ed escludente della proprietà, sia pubblica che sia privata. Le repubbliche costituzionali del XX secolo si sono fondate sulla proprietà, potremmo chiamare anche le repubbliche della proprietà. Dovremmo passare dalle repubbliche delle proprietà a un modello invece comune, a un modello dove il comune, non in quanto istituzione, ma in quanto luogo aperto di partecipazione, si ponga al centro dei processi decisionali, sia di natura economica che di natura sociale.